Risale al 1815 la fondazione del comune di Giarre ed in vista del bicentenario del prossimo anno la quarta commissione consiliare, presieduta da Angelo Spina, giunta comunale e sindaco Roberto Bonaccorsi, stanno lavorando in sinergia per programmare le iniziative che celebreranno questo anniversario importante per la cittadina giarrese. La quarta commissione consiliare sta lavorando per valutare proposte che debbano essere di qualità anche al fine di rilanciare la città ed attirare turisti. Per questo si è riunita ieri per incontrare l'assessore Antonino Raciti ed esaminare gli eventi culturali in vista del bicentenario. La situazione economica del comune di Giarre non è rosea, ma Bonaccorsi, in veste di assessore al bilancio, ha dato disponibilità ai consiglieri per reperire nel bilancio risorse che possono venire detratte da altri capitoli per essere impiegate nelle attività previste per il bicentenario. L'assessore alla cultura Antonino Raciti è stato sentito dalla quarta commissione consiliare, cui ha formulato diverse proposte. Sono partite proposte interlocutorie che precedono la manifestazione, ha detto Raciti. Stiamo formulando bandi per la creazione del logo della manifestazione, che mira a coinvolgere non soltanto le scuole, ma anche le associazioni, i singoli e tutte le realtà del territorio, per quella che dovrà essere una grande festa per Giarre e un mezzo per valorizzarne l'immagine ed incentivare il turismo, ha concluso l'assessore Raciti. Altri bandi infatti stanno partendo per la selezione di artisti ed opere che avranno spazio all'interno delle mostre fotografica, di poesia e pittura, perché in particolare grazie a quest'ultima si intenderà produrre delle insegne da collocare in diversi punti di Giarre. In questa prima fase preparatoria del bicentenario si coinvolgeranno anche la Società di Storia Patria e Cultura e l'Università, al fine di ricostruire la storia dei 200 anni di Giarre in un ipotetico libro che verrà ultimato in occasione delle celebrazioni del bicentenario. Ma questo è solo il primo step dei preparativi e delle proposte da valutare mettere in atto. Tanto ancora verrà pensato, proposto ed organizzato. Prossima convocazione della quarta commissione consiliare venerdì 28 marzo alle 9:30 nei locali di via Callipoli 81.